Salve a tutti i nostri spettatori, bentrovati ad un nuovo episodio di Come Don Quixote incontra. Oggi abbiamo il grande piacere di avere qui con noi un esempio, un esempio di lotta oltre che un amico, il professore Davide Tutino. Ciao Davide, benvenuto. Ciao a tutti e grazie di questo invito e grazie perché ciò che ci unisce è la lotta ed è qualcosa di molto interiore, qualcosa che veramente va al di là del, di tanti interessi. Ci unisce una prospettiva, un orizzonte, questo è prezioso. Assolutamente. Allora, a proposito di lotta, Davide, ti chiedo subito di presentarti ai nostri spettatori che magari non ti conoscono. Tu sei un professore di storia e filosofia di Roma e sei tra i fondatori di Resistenza Radicale. Che cos'è questo comitato e che tipo di azioni fa in, in questi mesi che è nato? Guarda, in Resistenza Radicale si sono riuniti eh, un bel gruppo di radicali storici che provenivano dal, eh, dalle lotte sui diritti civili e soprattutto da quelle lotte sui diritti civili, sull'integrità del corpo, sulla libertà di scelta sia terapeutica che nella vita, che erano state un po' e sono abbandonate. Eh, da coloro i quali in qualche modo hanno ereditato la roba radicale, in qualche modo, proprio la roba da, dalle sedi a tutto il resto. Ma quello che, che rimane, rimane libero è la storia, è la nostra storia che abbiamo avuto, che abbiamo condiviso, e rimane libero il nome e rimane libero il pensiero. E quindi ci siamo riuniti proprio per, diciamo, a partire dalla lotta per l'integrità del corpo e per la libertà di scelta e in particolare su queste, diciamo, su questa situazione attuale in cui i corpi sono espropriati da un governo totalitario che fa dell'espropriazione dei corpi farmacologica no? attraverso l'obbligo farmacologico fa uno strumento di governo militare del Paese e questo non è ancora adeguatamente compreso eh, da una grossa parte della popolazione, cioè come eh, l'approccio farmacologico alla vita non sia altro che un approccio militare alla politica di questo Paese. E quindi diciamo, ci siamo trovati riuniti e molto presto, tra l'altro invito tutti a, diciamo, eh, su, sul nostro sito, sui nostri riferimenti come www.resistenzaradicale.org, è anche possibile eh, unirsi a noi nella lotta, lavoriamo attraverso la disobbedienza civile, lavoriamo attraverso la resistenza non violenta e la lotta non violenta deve per noi diventare la forma di opposizione a un potere di fatto militare che militarizza la società e che pretende l'obbedienza come sua forma di, di, citt di cittadinanza chiamiamola cittadinanza anche se in realtà non si è più cittadini di fatto certo cioè non si è neanche più uomini nel momento in cui poi non si può possedere il proprio corpo il corpo come giustamente hai detto tu hai diventato l'ultimo baloardo per, per opporsi a questo, a questo regime e tu ti sei messo in gioco in prima persona proprio per questo motivo infatti sei diciamo balzato agli oneri della cronaca per il tuo sciopero della fame iniziato il 31 dicembre allora ti chiedo di raccontarci un po' questa esperienza come, come l'hai vissuta e anche qual è stato l'effetto verso il pubblico di questa tua mettersi in gioco e poi ti chiedo di raccontarci come lo sciopero della fame sta, sta proseguendo fino al 31 marzo attraverso appunto una rete di professori che tu hai messo in piedi. Sì, guarda, come avevo detto eh, da allora e eh, avevo, avevamo scelto il 31 dicembre proprio per in qualche modo segnare eh, una data di, che, che in qualche modo fosse a cavallo tra questi due anni di terrore. Uh, lo sciopero è in qualche modo, si dice, il tuo sciopero della fame. No? Ho sempre detto: Non è il mio. Ho sempre detto: È il nostro. È la nostra fame di giustizia e di diritto. E perché la fame? Perché la fame è una delle forme di opposizione. Eh, con il corpo a questo regime che è ancora consentito ed è ancora possibile e, ed è fortemente eh, connaturata con la lotta che, a cui questo regime in qualche modo ci porta perché, perché questo regime costringe alla fame tutti i dissidenti politici espellendo dal lavoro decine di migliaia, allora erano decine di migliaia di persone, oggi sono centinaia di migliaia di persone che non obbediscono al, all'obbligo no, di inoculare nel proprio corpo, perché adesso c'è anche il discorso degli ultra-cinquantenni, si sono inventati questa follia per cui all'inizio si poteva pure eh, far finta di credere che ci fosse una qualche logica, no? dicevano, vabbè, gli insegnanti stanno in una comunità, devono somministrarsi il farmaco. Le forze dell'ordine entrano a contatto, chiedo scusa, con la comunità, devono somministrarsi il farmaco. Ma che logica c'è dietro agli ultra cinquantenni? No, che tu compi cinquant'anni e all'improvviso tu sei un fuorilegge perché non hai un farmaco dentro di te. Allora qui è evidente che la logica è, una, è un battesimo farmacologico, è un battesimo del corpo di cui eh, si appropria non nella comunità, ma il potere che occupa il governo. Il potere golpista è fuori legge, è fuori da ogni diritto che occupa il governo. Quindi lo sciopero della fame, che è stato piuttosto lungo sono stati 18 giorni e ha poi incontrato tanti altri, anche, professori, ma non solo, eh, che hanno detto: Dobbiamo continuare anche noi. Allora è diventata una staffetta che andrà fino al 31 marzo. Perché il 31 marzo? Perché il 31 marzo il governo si è impegnato sempre che questo governo possa prendere impegni, perché questo governo diciamo, ha sempre dimostrato di avere una lingua biforcuta, di avere una parola oggi e una parola diversa domani. Quindi noi vogliamo ricordare al governo il suo impegno. Il suo impegno era il 31 di marzo: si interrompe lo stato di emergenza. Ora già si parla, ma da tempo lo dicevamo, che poiché questo governo ha bisogno dell'emergenza per schiacciare le persone, per, per, per attuare nuove forme di controllo sociale, di controllo politico, di controllo dei corpi, di controllo economico. Ha bisogno di questo, è connaturato. Al suo modo di governare già si parla di prorogare ecco vedremo se questo accadrà o meno dal 31 eh, oggi, oggi siamo al 28 febbraio eh, e eh, già si parla di prorogare al, eh, a fine anno no? quindi al 31 dicembre questa eh, questa eh, stato d'emergenza vedremo se accadrà non accadrà vediamo in che forme certamente la guerra la guerra in Ucraina non è un qualcosa che capita per caso sulla strada di questo governo perché la guerra è la forma di governo di questo potere e questo è un potere che non è radicato solo in Italia questo è un potere che fa della guerra e della destabilizzazione e dello shock Economico, dello shock culturale, il modo per affermare ogni volta nuove emergenze e affermare ogni volta nuovi autoritarismi. È per questo che noi facciamo della, della, della non violenza e della disobbedienza la forma di lotta, perché la disobbedienza, se diventa di massa, impedisce al potere di fare del popolo, vogliamo usare questa parola, del popolo un esercito di obbedienti, un esercito di proni a qualunque eh, nuovo obbligo, anche e soprattutto quando va verso i propri fratelli, di violenza verso i propri fratelli. E se la disobbedienza diventa cultura diffusa, la disobbedienza contro un potere dittatoriale, questo, questo è veramente il vaccino contro la violenza, questa è veramente la cura e hanno ragione a temerci, hanno ragione a censurarci perché noi siamo contagiosi. La disobbedienza è una forma di lotta contagiosa, la non violenza, la verità è contagiosa, perciò devono fermarla, devono arginar arginarla con la violenza, con la censura hanno bisogno di questo e hanno bisogno dello stato d'emergenza. Loro sono l'emergenza democratica che sta distruggendo come un cancro la nostra comunità. Assolutamente, assolutamente. Ritorneremo poi su questa questione dell'Ucraina perché pure qui voglio, voglio approfondire facendoti una domanda più avanti, però adesso voglio concentrarmi sul tema della disobbedienza civile e parlare un po' delle azioni che hai compiuto nell'ultimo periodo e in particolare ti chiedo di come è andata l'esperienza con gli studenti romani perché io so che tu l'8 febbraio sei entrato nell'Università di Ingegneria di Tor Vergata. Allora mandiamo in onda il, il video, i pochi minuti del video iniziali, e poi ti chiedo un commento su, su come è stata quella giornata e ovviamente qual è anche la risposta degli studenti alle tue azioni. Prego, Regia. Molto, molto semplicemente io sono qui senza Green Pass, come vado ovunque senza Green Pass, disobbedendo perché è una legge incostituzionale. È una eh, è punto di no, vabbè, però è scandaloso il fatto che non ci sia la libertà di poter entrare nella propria facoltà, che io parlo sì, volendo fare un discorso più ampio sì, sì. nel momento in cui ti controllano il Green Pass ovunque, okay. tu hai tutto il diritto di chiedere la delega, perché il Ministero della Salute è obbligato a rilasciare una delega che poter controllare il pass. Quindi questo ti okay, serve okay. come informazione per il futuro. Che ho comunicato all'entrata, sono qui senza il pass e ho comunicato questa cosa, una disobbedienza civile. Eh, io attendo le forze dell'ordine perché intendo avere dalle forze dell'ordine le sanzioni eh, da contestare. Perché non ne riconosco la legittimità. No, non, te, non era una critica, voi non vi preoccupate no? assolutamente. Grazie, Regia. Allora, Davide, prego. Allora, queste azioni, che in questo caso sono con gli, con gli studenti, ma io lo ripeto sempre, sono uno studente anch'io, uno studente più anziano. E quello che stiamo studiando insieme un momento della nostra storia tragico terribile lo stiamo studiando per immersione e la disobbedienza cioè il remare contro la direzione della massa nella storia è veramente una possibilità di studio grande di se stessi e della comunità in cui si vive e quindi con gli studenti siamo andati all'università che spesso, insomma, è normalmente per loro inaccessibile e, ed è stata uno dei primi luoghi liberati, in qualche modo, no? Eh, liberati nel senso che eh, abbiamo dimostrato che disobbedendo si può entrare, perché questa richiesta del Green Pass è illegittima che laddove le forze dell'ordine vengano a contestarlo e a, a elevare le multe, queste possono essere facilmente impugnate ed esistono anche organizzazioni di avvocati, ma organizzazioni eh, eh, di resistenza che aiutano in questo, aiutano nella contestazione mul delle multe e nel loro annullamento. E, mh, abbiamo dimostrato che si può accedere ai corsi si può accedere all'università così come abbiamo fatto poi nelle biblioteche nell'ultima biblioteca dove sono stato adesso io diciamo non vi do tutti i particolari sulle forze dell'ordine ma ormai sta diventando frequente che le forze dell'ordine ci ringraziano per queste azioni ci ringraziano perché stiamo combattendo questo orrore ci ringraziano perché li stiamo Diciamo, stiamo mettendo in questione un compito ridicolo che viene imposto loro, un compito che non è all'altezza della loro dignità e dei loro studi e del loro giuramento sulla Costituzione. Quindi ci ringraziano di questo e ormai sono diverse volte che non riceviamo multe, non riceviamo multe e lo facciamo pubblicamente, lo registriamo, lo mettiamo a disposizione di tutti, sono disobbedienze pubbliche come azioni di, <ride> chiedo scusa, educazione civica per noi stessi, per gli studenti, per la società, per il governo. Ho detto governo, è, sem è sempre il solito lapsus, non è il governo, è un potere golpista che occupa il governo. Certo, certo, concordo. Ecco, a proposito di queste azioni di disobbedienza civile... Um, mi sembra che uh, siano soprattutto concentrate su quelli che sono i luoghi di cultura e ovviamente il motivo si spiega facilmente pensando che addirittura al giorno d'oggi chi non si è vaccinato non può entrare neanche in una biblioteca o in una libreria per comprarsi un libro. Allora ti chiedo che governo, non governo, perché un governo colpista è colui che eh, non, per me, non reputa la cultura come un bene primario un bene essenziale tu che sei un professore di storia e filosofia poi a maggior ragione lo sai benissimo guarda, ehm, l'ultima volta che eh, ho disobbedito ed era <ride> circa due o tre giorni eh, orsono ed era a una biblioteca poi ho detto la biblioteca liberata Oh, e mi era intimato dalle forze dell'ordine di uscire. Nel momento in cui mi era intimato di uscire, io ho comunicato che non potevo farlo, non volevo, ma non potevo, non potevo perché ah, sentivo e sento il dovere di difendere, anzitutto, il loro diritto, il loro diritto alla cultura, ma il loro diritto in generale, riconosciuto dalla Costituzione, a essere trattati tutti da cittadini e, se, non, e, e non un cittadino con un vantaggio perché ha un marchio di obbedienza, di obbedienza al governo. E rimanendo nella biblioteca ho dichiarato, resto qui e mangio i libri, perché per me sono un nutrimento. Per me la cultura è nutrimento, ma lo è per tutti noi. Ma non dimentichiamo che è nutrimento anche le altre forme di cultura anche diciamo, la socialità, anche stare insieme e molto presto avremo altri tipi di disobbedienza anche su altri aspetti che sembrano apparentemente non legati alla cultura ma che in realtà sono parte profonda della nostra cultura perché sono socialità e cura del corpo. Ve, li ve lo preannuncio, ve lo preannuncio, sì. Avremo presso altri tipi di disobbedienza fuori dalle, da dove ci sono i libri, che è molto importante, ovviamente. Anzi, magari faremo un'altra intervista eh, entrando proprio nel merito di queste altre azioni di disobbedienza che sono curioso di conoscere. Ti chiedo a proposito di azioni di disobbedienza: noi la prima volta che ci siamo conosciuti era proprio durante una di queste ed era l'operazione Dynamo, cioè lo sbarco che è stato fatto qui a, a Napoli, a Pozzuoli di un, alcuni residenti di Procida che sono sbarcati tramite un peschereccio successivamente alla decisione del governo di interrompere quella che è la continuità territoriale che invece dovrebbe essere un diritto garantito, così come tutti gli altri che invece sono stati completamente distrutti in, questo, in questi ultimi due anni ci racconti un po' di quell'esperienza? Allora, è andata così allora ehm... Quando il governo ha deciso questo orrore, cioè di trasformare il in confino no? nel confino fascista, il fatto di vivere in un'isola e che quindi gli abitanti non obbedienti delle isole non potevano uscire, erano rinchiusi, erano confinati nell'isola come i nostri padri costituenti. A quel punto ci siamo detti va bene prendiamo una barca e li andiamo a liberare poi ci siamo subito corretti non andiamo a liberare loro andiamo a liberare noi perché siamo prigionieri noi su quell'isola perché il vero prigioniere è il carceriere colui che apparentemente si muove libero scusate fuori da una prigione ma che in realtà è chiuso fuori da quelle sbarre è chiuso dalla relazione con quelli che ha imprigionato allora i disobbedienti sulle isole siamo andati a, a prenderli con questa barca siamo andati, abbiamo trovato una pioggia forte io ed da allora che, <ride> che ho questa tosse e farincite insistente diciamo ho pagato un prezzo ma occorre pagare un prezzo per la libertà propria e per quella dei propri fratelli e nella pioggia siamo arrivati, siamo sbarcati su Pozzuoli e la gioia di toccare terra sembrava veramente eh, di aver riunificato l'Italia, perché? Perché avevamo semplicemente riunificato noi stessi a noi stessi. Cioè i perseguitati a noi. E Insisto e insistiamo sempre su questo: quando noi perseguitiamo una parte della popolazione, noi stiamo perseguitando tutta la popolazione. Apparentemente qualcuno è discriminato, in realtà lo sono tutti. Perché quando il diritto discrimina, quando si instaura l'apartheid, si instaura per tutti. Semplicemente oggi tocca a me, domani tocca a te. Certo, certo, concordo assolutamente. Davide, tu uh, stai partecipando in questo periodo anche a tantissime manifestazioni, sei venuto qua a Napoli, ma poi soprattutto le manifestazioni più importanti che si svolgono a Roma, come quella del Fisi del 15 febbraio al Circo Massimo o per esempio quella di ieri delle forze dell'ordine. Ecco, allora ti chiedo, come inquadri tu la situazione politica attuale anche poi in vista del, del 2023? Guarda. Da quello che nasce dal, dall'organizzazione eh, del popolo in questo momento io credo che sia estremamente interessante. In particolare io ritengo, e lo dico ovunque, che sia assolutamente necessario da parte di tutti, per questo mi sto spendendo molto e per questo ancora non riesco un pochino a fermarmi, a riposarmi e anche a riprendermi in, in salute. È assolutamente necessario iscriversi al sindacato fisico che è l'unico sindacato che abbia messo di fronte alla eh, anzi che abbia, che abbia riconosciuto che il diritto del lavoro e il diritto umano e costituzionale tutt'uno mentre i sindacati e già questa parola non diventa più adeguata per loro tradizionali in particolare CGL, Cisle, Will io non dico perché sarebbe offensivo che si sono venduti, ci hanno venduto, hanno venduto i nostri corpi e vendendo i nostri corpi si sono guadagnati il favore del governo dittatoriale che, che tiene in pugno il nostro paese. E quindi da un lato la necessità assoluta da parte di tutti di iscriversi a questo sindacato deve diventare una priorità per tutti anche perché è un sindacato intercategoriale e dunque non vi è quasi nessuno che non possa iscriversi. Poi, dall'altra, il Comitato di Liberazione Nazionale. Il Comitato di Liberazione Nazionale, eh, rifondato a partire dalle riflessioni del professor Mattei, è una possibilità enorme di riunire tutte queste forze, o comunque tante di queste forze, che sono sparse. Sul paese, che hanno la necessità di trovare un, un, un linguaggio comune, una forza gi giuridica comune, e riconoscersi una legittimità reciproca, senza, diciamo, competere per rubarsi il territorio, perché eh, altrimenti si fa come i pesci quando c'è poca acqua, che si aggrediscono tra di loro per il cibo, noi dobbiamo far crescere il livello dell'acqua, noi dobbiamo far crescere il livello dell'acqua facendo crescere la consapevolezza del paese, la consapevolezza giuridica sull'orrore che sta avvenendo e sull'errore profondissimo che molti hanno compiuto a dare fiducia, ma tanti ormai stanno perdendo la fiducia in questi che occupano le istituzioni. E quindi vi ho citato due forze in particolare, il sindacato Fisi e il, eh, il Comitato di Liberazione Nazionale. Ma naturalmente anche lottare con noi, di Resistenza Radicale, che siamo quella parte che fa dell'azione non violenta e della disobbedienza lo strumento privilegiato per tentare di scardinare culturalmente, ma anche giuridicamente, questo sistema. Potremmo parlare di una sorta di sgabello a tre gambe, dove da una parte c'è il lato più politico, da un'altra c'è il sindacato e poi giustamente, come, come dici tu, c'è la parte più movimentista di disobbedienza civile, che poi forse è quella che maggiormente in questo periodo storico in cui la politica viene vista di cattivo occhio dalle persone, questo ovviamente è un problema. E la parte più movimentista, tramite l'esempio che è stato dando, state dando, potrebbe essere proprio quella che smuove maggiormente le coscienze. Quindi di questo ti ringrazio assolutamente. Ti faccio un'ultima un domanda prima di lasciarti e, e voglio quindi ritornare al discorso della, della Russia, insomma il discorso geopolitico. e Come tu giustamente dicevi prima, è chiaro che... Eh, la guerra non arriva per caso in questo momento perché c'è bisogno di mantenere alto lo stato di tensione, lo stato di allerta per continuare a schiacciare, in questo caso ovviamente, la popolazione europea e, e in particolare quella italiana. Ma ti chiedo un commento uh, geopolitico proprio per quanto riguarda questa situazione. Tu in quanto radicale, come la inquadri? Allora, io sento come prima esigenza quella di sottrarsi anzitutto alle tifoserie. Occorre storicamente vedere due cose. La prima è che abbiamo da una parte l'espansionismo imperialista del, uh, della Nato e dall'altra abbiamo l'autoritarismo e diciamo con nostalgie sovietiche eh, di Putin. Sono due, mh, diciamo, due cose estremamente forti ed estremamente pericolose nel momento in cui si avvicinano. La scelta di farli avvicinare è stata da una parte, ovvero è stata da parte della NATO. E ciò non toglie le responsabilità importanti, no, che, può avere, eh, che, che possono avere eh, tutti i contendenti in questo, quindi eh, naturalmente anche Putin, perché Putin è lo, eh, è lo stesso della Cecenia ed è lo stesso di altri, eh, di, di altri tipi di repressione molto, molto feroce, quindi questo non va dimenticato. Allora. Sia chiaro quindi che eh, occorre fare un passo indietro e sottrarsi alle tifoserie, perché se si, se si entra in una tifoseria o nell'altra, si smette di ragionare. E eh, nel momento in cui ci si sottrae alle tifoserie, io credo che occorra vedere il fatto che... Eh, L'apparato militare industriale, e oggi dobbiamo dire l'apparato militare industriale farmacologico, considerato che la farmacologia è, è, fa parte integrante ormai dell'apparato militare, perché è gestita come tale, l'apparato militare industriale farmacologico eh, ha una crescita enorme, finanziata dai soldi, in maniera parassitaria dai soldi dei cittadini, anzi dai soldi dei popoli che non sono più cittadini, che, che devono finanziare questo apparato che è un parassita della società eh? e cresce sempre di più. Allora, l'apparato militare industriale farmacologico non cresce se non per essere usato. Quindi non possiamo illuderci di continuare a, a alimentare la spesa militare e che, e che questa serva per difendersi. È ridicolo, non è mai stato così, non è mai stato così nella storia, non lo sarà mai. Credo che occorra tornare a battersi per un antimilitarismo che guardi alla diminuzione della spesa eh, militare sempre più incisiva a livello mondiale. A livello mo mondiale, quindi non parte o dell'altra, diminuzione della spesa militare mondiale in maniera estremamente incisiva e riconversione di queste spese a livello civile eh, perché oggi abbiamo la possibilità tecnologica di dare un grande benessere ai popoli e tuttavia queste possibilità vengono usate essenzialmente per controllarli per comandarli per distruggere e per giungersi a vicenda. Questa potenza dell'apparato militare industriale va riconvertita a livello di risorse, a livello civile. Questo è il nuovo antimilitarismo, secondo me, in cui occorre impegnarsi. Occorre impegnarsi sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Ecco, non so se, se sai, ma proprio stamattina il cancelliere tedesco invece ha promesso 100 miliardi per rinnovare le forze armate della Germania. Questo proprio per collegarmi in maniera scherzosa a quello che hai appena eh, detto. Certo. Ma, sono, ma sono completamente d'accordo con te. È chiaro che poi questo militarismo eh, si lega perfettamente al controllo totalitario che abbiamo visto in questi due anni ed è tutto quanto parte di uno stesso disegno. Davide, ti lascio chiedendo di seguire fare un appello a, a tutti i combattenti e resistenti come te. Guarda, il mio appello... È il solito ovvero disobbedire, 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 ma non dimentico mai di ricordare che questo significa obbedire alla coscienza. E quindi dobbiamo unirci, dobbiamo eh, smettere di inseguire il bastone che lancia il padrone, in questo caso, per esempio, la guerra, smettere di inseguire i bastoni lanciati dal padrone cercare di eh, chiederci qual è, che cosa c'è veramente in gioco, in questo momento è in gioco non eh, la libertà nel senso posso fare quello che mi pare, ma nel senso della integrità della coscienza, integrità del diritto e c'è veramente in gioco il futuro dell'umanità, oggi, ora, quindi occorre unirci, no, no, non, possiamo, non possiamo pensare non è ancora toccata a me, Oppure va bene, io ho il marchio del governo, quindi per un posto tranquillo. L'assicurazione sulla vita si fa quando stai bene e oggi occorre contrarre quell'assicurazione sul diritto alla vita, per la vita del diritto, il diritto alla vita, che consiste nel lottare insieme, nello spendere qualche soldo per... Eh, per iscriversi ai, ai movimenti, per iscriversi alla resistenza radicale, per iscriversi al sindacato, per iscriversi al Comitato di Liberazione Nazionale, ma soprattutto dedicare un po' di tempo, un po' di riflessione, ritrovarsi, unirsi, non pensare che siccome non tocca adesso a me, non è un problema mio, è un problema tuo adesso, è un problema nostro adesso, è un problema adesso. Davide ti ringrazio di questa bellissima intervista e mm. spero di averti di nuovo presto qui, qui da noi. E quindi ti saluto e ti ringrazio. Ciao. Grazie a voi tutti e a noi tutti. Un saluto a tutti i nostri spettatori.